ancora una volta con l'esecuzione dell'inno dell'istituto cominciamo allora eh, il nostro appuntamento l'inaugurazione dell'anno accademico dell'ottavo anno accademico dell'istituto dell universitario Sofia un benvenuto allora a tutti voi eh, io sono Marco Luppi sono un docente di storia contemporanea e membro del dipartimento di studi politici ma qui ingaggiato per fare gli onori di casa e rappresentare l'istituto nell'atto introduttivo della nuova stagione accademica. In questi anni l'inaugurazione ha sempre rappresentato uno spazio di condivisione degli elementi costitutivi l'offerta accademica di Sofia, ma spesso ha cercato di delineare possibili orizzonti futuri verso i quali condurre il vissuto universitario di una realtà che è portata dalla sua stessa natura e dall'impronta della sua fondatrice, Chiara Lubic, ad avere uno sguardo più largo e più ampio nei confronti delle problematiche della contemporaneità. L'utomnes unum sint del carisma dell'unità, inserito nella vita accademica, si fa scoperta e trasmissione del sapere dell'essere umano, ma di esso cerca di valorizzare propriamente anche gli spazi di scambio tra le persone e tra le discipline, in quella cultura dell'incontro che sembra affermarsi come l'unica in grado di reggere ed interpretare le molteplici criticità dell'oggi e di suggerire importanti spazi di dialogo. Quest'anno la novità è rappresentata dalla prima laurea honoris causa in cultura dell'unità. Ad essere insignito del titolo di dottore è una delle personalità più importanti nell'ampio panorama del cristianesimo storico, impegnato nell'individuazione e nella costruzione di un bene comune che oggi guarda con rinnovato interesse alla sensibilità di un vissuto religioso capace di porsi in vitale alternativa al fondamentalismo che riduce i più elementari diritti della concreta convivenza. A Sua Santità il Patriarca Bartolomeo rinnoviamo ancora una volta il benvenuto e lo ringraziamo per l'accettazione del riconoscimento, che rappresenta una conferma degli elementi di vicinanza al pensiero e alla spiritualità di Chiara Lubic e del movimento dei focolari, ma anche alla ricerca sincera, che l'Istituto Universitario Sofia conduce nei campi della conoscenza al servizio di una civiltà del dialogo e dell'incontro fraterno. Grazie. Alla, con gioia accogliamo le personalità e le delegazioni presenti, tanto sul versante religioso che politico civile. Domando scusa anticipatamente se nella lista che andrò a leggere capiterà di dimenticare qualcuno. Ovviamente il gesto non corrisponde a, a nessuna intenzionalità specifica, ma all'impossibilità data dal tempo e anche dalla, dalle numerosissime presenze, come ciascuno di voi può, può vedere, che però rappresentano, così mi sento di poterlo sintetizzare, il segno più tangibile di un'attenzione verso l'unità in spirito fraterno. Degna cornice di un dottorato honoris causa in cultura dell'unità. Comincerei con le delegazioni facenti parte della Chiesa Ortodossa. Comincio salutando Sua Eminenza Gennadio Servos, metropolita d'Italia e di Malta, gli archimandriti, i fratelli e le sorelle, gli illustri professori ed esperti che li accompagnano. Sua Eminenza. Sua Eminenza Apostolos Danilidis, metropolita del Patriarcato di Costantinopoli, gli archimandriti, i fratelli e le sorelle, gli illustri professori ed esperti che li accompagnano, nonché la delegazione proveniente dalla Turchia. Sua eccellenza, Sua eccellenza Crisostomos, vescovo di Cipro, gli illustri professori esperti e la delegazione che lo accompagna. Salutiamo ancora Sua Eccellenza Papa Sinefakis, rappresentante della Chiesa Ortodossa Padre Angelos Bessai, Padre Daniel Bacomio, monaco della Chiesa Copto Ortodossa d'Egitto, Padre Efrosin, monaco della Chiesa Ortodossa Serba, e Padre Vassil Violer della Chiesa Rumena Ortodossa e la sua delegazione, qui eh, presente anche in rappresentanza del Vescovo. Per la Chiesa Cattolica invece comincerei con il vescovo della Chiesa locale di Fiesole, Monsignor Meini, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ne approfittiamo anche per salutare il vescovo emerito, Monsignor Giovannetti, che vedo proprio qui di fronte a me. Salutiamo Sua Eminenza il Cardinal Joao Bras de Aviz. Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Sua Eminenza Gualtiero Bassetti, Cardinale di Perugia, Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sua Eminenza il Cardinale Miroslav Vulk di Praga. Sua Eminenza il Cardinale Francesco Kriensack di Bangkok. Sua Eccellenza il Monsignor Giorgio Lingua, Nunzio Apostolico di Cuba. Monsignor Andrea Palmieri, sottosegretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Qui presente anche in rappresentanza del Cardinal Koch. Salutiamo ancora Monsignor Vincenzo Zani, Arcivescovo di Volturno e Segretario della Congregazione per Educazione Cattolica. Monsignor Riccardo Fontanarci, Vescovo di Arezzo. Monsignor Giuseppe Petrocchi, Vescovo dell'Aquila. Padre Michele Vamparis, Abate dell'Abbazia San Nilo di Grottaferrata. Don Cristiano Bettega, Segretario per la Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. i rappresentanti dei centri diocesani per il dialogo ecumenico e il professor Riccardo Burigana, direttore del Centro per l'ecumenismo in Italia. Salutiamo ancora con particolare calore i rappresentanti della Chiesa Anglicana, Luterana, Valdese e Adventista qui presenti. Ringraziandoli per la loro presenza, che esprime senz'altro la qualità del dialogo fraterno che accompagna il cammino ecumenico. Salutiamo anche le autorità politiche e civili presenti, in particolare l'ambasciatrice della Georgia, la dottoressa Tamara Zelidoe, l'ambasciatore dell'Uruguay, dottor Francisco Ottonelli. Il Console di Cipro, dottor Giorgio Fella, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, la sindaco di Figina Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, tutti, tutti i sindaci dei comuni della regione toscana o di altre regioni eventualmente qui presenti. Li salutiamo tutti con un applauso. Salutiamo ancora i professori dell'Università di Cluj in Romania e di Perugia con cui l'Istituto Sofia ha stretto accordi di collaborazione e anche i professori di altre università o istituti eventualmente presenti in sala. Salutiamo ancora tutte le autorità civili e militari presenti in sala, che ringraziamo per l'impegno e la professionalità con cui hanno sostenuto l'evento di oggi e garantiscono lo svolgersi in sicurezza della presenza del patriarca e della sua delegazione. Salutiamo anche i membri del Consiglio generale del Movimento dei Focolari Opera di Maria presenti al Gran Completo. E infine, e infine a voi tutti e tutte, amici e amiche qui presenti, scusandomi ancora se dovessi aver dimenticato qualcuno per motivi più vari. E ora cominciamo. Invitiamo a prendere la parola, per un saluto ufficiale, il gran cancelliere dell'Istituto, Sua Eminenza, il Cardinale Metropolita di Firenze, Giuseppe Betori. Prima di ascoltare le mie povere parole, ho parole ben più alte da comunicare a voi, perché mi ha aggiunto un biglietto della Segreteria di Stato in qualità di Gran Cancelliere dell'Istituto Universitario Sofia, un biglietto però non a firma del Segretario di Stato. In occasione del conferimento del dottorato Noris causa in Cultura dell'Unità, a Sua Santità Bartolomeo I, arcivescovo di Costantinopoli e patriarca ecumenico, da parte dell'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, desidero assicurare la mia spirituale vicinanza e porgere un cordiale saluto a tutti i presenti. Rivolgo un ricordo particolare all'amato fratello Bartolomeo, al quale rinnovo sentimenti di viva stima e di sentito apprezzamento. Rallegrandomi per la presente iniziativa che oltre a costituire un doveroso riconoscimento per il suo impegno nella promozione della cultura dell'unità, contribuisce favorevolmente al cammino comune delle nostre Chiese verso la piena e visibile unità, alla quale tendiamo con dedizione e perseveranza nell'auspicare che l'Istituto Universitario Sofia, seguendo il carisma proprio del Movimento dei Fecolari e aperto l'azione dello Spirito, continui a essere un luogo di incontro e di dialogo tra culture e religioni diverse, assicuro il mio orante ricordo e, mentre chiedo di pregare per me, invio a tutti i presenti la mia benedizione, Franciscus Papa. La vicinanza di Papa Francesco ci inorgoglisce e ci impegna particolarmente come istituto universitario e soprattutto però ci fa sentire in sintonia con quella visibile e riaffermata volontà di cammino verso la piena e visibile unità delle Chiese che tutti davvero abbiamo nel cuore, Santità. Santità, Patriarca Bartolomeo, Signora Presidente Maria Voce, Reverendo Monsignor Preside, eminenze, eccellenze, onorevoli autorità, stimati docenti, cari studenti, signore e signore, eccoci qui convenuti per l'inaugurazione dell'ottavo anno accademico del nostro istituto universitario, Sofia. Ed è proprio questa parola, Sofia densa di significato per la nostra comune tradizione ecclesiale, a portare la nostra attenzione sull'evento centrale di questo giorno, il conferimento del dottorato honoris causa in cultura dell'unità all'arcivescovo di Costantinopoli e patriarca ecumenico Sua Santità Bartolomeo I. Tale riconoscimento ha prima di tutto un peculiare valore accademico, per il grande ed evidente contributo che il patriarca in tutti questi anni ha offerto alle chiese e a tutta la famiglia umana, perché l'unità assuma sempre più spessore culturale e perché al tempo stesso le diverse culture siano sempre più abitate e lievitate dalla coinonia in cui e di cui vivono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La cultura dell'unità è il cuore pulsante dell'Istituto Universitario Sofia, in cui l'interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà sono vivificate da quel particolare sguardo sulla realtà che trova nella Santissima Trinità il suo logo privilegiato e la sua prospettiva determinante, costituendo l'orizzonte all'interno del quale la teologia, la filosofia, la politica, l'economia, la sociologia, la psicologia, la cosmologia e le altre scienze scoprono ciascuna tanto il proprio statuto epistemologico quanto la loro reciproca relazione. Come ha scritto Sua Santità Bartolomeo, noi siamo chiamati a riprodurre sulla terra, per quanto ci è possibile, la medesima pericoresis o mutuo movimento di amore reciproco che unisce in cielo le tre persone del Dio triunitario. E questo non solo a livello della nostra vita interiore di preghiera, e nell'immediata cerchia della nostra famiglia e dei nostri amici, ma in senso più ampio a livello economico e politico. Il Patriarca così conclude: il nostro programma sociale è la dottrina della Trinità, un Dio in comunione, un Dio sociale. Oltre a questo filo d'oro che intesse le diverse discipline. La cultura dell'unità trova la sua specificità nell'intrinseco e inscindibile legame tra studio e vita. L'Istituto Universitario Sofia vuole essere infatti, prima ancora di una scuola di pensiero, un luogo di vita, un laboratorio di esperienza, da cui può scaturire una nuova intelligenza della fede e di tutta la realtà. Evitando in questo modo, come ha espressamente esortato Papa Francesco nel videomessaggio inviato al Congresso internazionale di teologia presso la Pontificia Università Cattolica Argentina lo scorso settembre, evitando dunque di generare una falsa opposizione tra teologia e pastorale, tra riflessione credente e vita credente. L'odierno conferimento del dottorato al patriarca ecumenico ha poi un'ulteriore valenza, propriamente ecclesiale. Quell'unità, infatti, che investe in forma i diversi piani del sapere e che trova in Dio la sua origine e la sua meta, è non solo il punto di arrivo, ma prima il punto di partenza del dialogo. E perché il dialogo si traduca in impegno ecumenico, è chiamato ad abitare e a muoversi in modo cosciente all'interno di una unità che di per sé afferma distinzione e pluralità. Molto significativa per esprimere il dinamismo che deve animare il cammino delle nostre chiese è la rappresentazione dell'ospitalità di Abramo in, di Sant'Andrei Rubliov, in cui, spiega ancora il patriarca, Ogni persona o angelo china teneramente il proprio capo di fronte all'eguale valore e alla consustanzialità delle altre due. Questa dialogicità di chi sa chinare teneramente il proprio capo di fronte all'eguale valore dell'altro appartiene alla natura stessa della Chiesa. Si tratta di una identità aperta, sempre disponibile alla novità dello Spirito Santo. Ha scritto Papa Francesco nell'Enciclica Laudato sì: Lo stesso cristianesimo, mantenendosi fedele alla sua identità e al tesoro di verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre si ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove situazioni storiche. Lasciando sbocciare così la sua perenne novità. Il riconoscimento a sua santità, il patriarca Bartolomeo, trova infine il suo pieno significato in quell'arte del vivere, espressione dell'uomo rinnovato nello Spirito Santo, che scaturisce dal cuore del carisma dell'unità di Chiara Lubich su cui si fonda e si alimenta il nostro istituto universitario. È un'arte che trova nell'esperienza dell'amore, del dolore e dell'unione con Dio, vissuti sulla misura di Gesù, crocifisso e risorto, i tre luoghi fondamentali per vivere da uomini nuovi. È nella piena consapevolezza di tutto ciò che ho l'immensa gioia come Arcivescovo Metropolita di Firenze e Gran Cancelliere dell'Istituto Universitario di Sofia, di partecipare di cuore al conferimento del dottorato honoris causa in cultura dell'unità a sua Santità. E in questo atto ufficiale auguro a tutti voi, docenti, studenti e staff dell'Istituto Universitario Sofia, gli auguri di buon inizio di anno accademico. Grazie Eminenza per le sue parole e ora è la volta della Vice Gran Cancelliere, dottoressa Maria, Emmaus, Maria Voce Emmaus, presidente del Movimento dei Focolari. Grazie. Sarò brevissima. Santità, carissimo Patriarca Bartolomeo, è con viva gioia che l'intera opera di Maria l'ha accolta ieri in questa Mariapoli Renata della cittadella di Loppiano e oggi partecipa alla festa per il dottorato honoris causa in fondamenti e prospettive di una cultura dell'unità conferitole dall'Istituto Universitario Sofia Nato dall'intuizione fondante di Chiara Lubbig come espressione accademica del carisma donatole da Dio. È un grande onore averla tra noi. La stima per la sua persona ha radici lontane. Fin dagli storici incontri fra il venerando patriarca Tenagoras e Chiara Lubbig a Istanbul, negli anni dal 1967 al 1972, quando Alfanar, lei, da giovane collaboratore e testimone, partecipava alle straordinarie grazie che lo Spirito Santo elargiva nel cammino di fraternità fra la Chiesa d'Oriente e quella d'Occidente. In piena consonanza con la passione per la realizzazione del testamento di Gesù, che tutti siano uno, vissuta in modo profetico dal grande patriarca Tenagoras, e raccolta e portata avanti dal patriarca Dimitrios, la sua ricerca e il suo lavoro santità sono proseguiti instancabili fino ad oggi, contribuendo con la preghiera e con l'azione a sempre nuovi passi in favore dell'unità e della pace. La sua sollecitudine per le chiese sorelle, unita alla cura della preziosa tradizione teologico-spirituale dell'Oriente cristiano, e all'impegno per il Sinodo panortodosso e i suoi ripetuti incontri con i papi negli scorsi decenni, hanno tessuto una rete sempre più fitta di rapporti che spiegano l'attuale esplicito riconoscimento da parte di Papa Francesco della profonda reciproca amicizia, anzi fraternità, come lui dice, e condivisione di intenti, come del resto emergeva già chiaramente. Dalla recente enciclica di Papa Francesco, laudato sì. L'apprezzamento accademico dell'Istituto Universitario Sofia intende sottolineare il ruolo di spicco che l'opera di Maria le attribuisce come personalità spirituale ed intellettuale nell'odierno panorama culturale e il valore dato alla sua testimonianza e ai suoi richiami alla giustizia e alla salvaguardia dell'ambiente come casa comune di tutti i popoli. Noi del Movimento dei Focolari le siamo anche oltremodo grati per le parole autorevoli da lei riservate in molte occasioni al carisma e alla persona di Chiara Lubic, richiamandone anche recentemente l'attualità. Mi permetto di citare le sue parole, lei affermava Chiara ha risposto alla chiamata di Dio e percependo il grido della lacerazione e il dramma della divisione, ha offerto tutta se stessa facendosi strumento di unità. E l'ha indicata come esempio che propone di trovare vie di comunione nuova, quale dono divino di luce della spiritualità dell'unità. Ecco, santità, il dialogo è veramente la nostra comune priorità e proseguiamo questo comune cammino insieme in piena armonia di ideali e testimonianza di vita. Le porgo, Santità, a nome mio personale, a nome dell'intero Movimento dei Focolari e certamente anche a nome di tutti i presenti le più vive congratulazioni. Grazie a Maria Voce. E non poteva mancare anche il saluto della componente a cui l'offerta accademica è rivolta in maniera privilegiata. Invitiamo perciò un rappresentante degli studenti dell'Istituto, Sandy Samir Sabi Tobia dell'Egitto, a rivolgerci alcune parole. Buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui a rappresentare gli studenti in questa giornata speciale in cui abbiamo la gioia di partecipare al conferimento del Dottorato Honoris Causa a Sua Santità. Forse il modo migliore per dire qualcosa della realtà di Sofia è raccontarvi che cosa mi ha spinto a venire qui. Mi ricordo che per anni, quando pregavo la sera prima di dormire, Pregavo per la mia famiglia, per gli amici, per tanti problemi nel mondo. E per me, avevo sempre la stessa preghiera. Dio, dammi una goccia della sapienza di Salomone. Non sapevo bene perché chiedesse sempre questo. Intuivo che la sapienza è la via migliore per diventare la donna che vorrei essere. Sono poi venuta allo piano e ho conosciuto Sofia. La prima cosa che mi ha stupito... È stato lo slogan, Sofia, per chi ha sete della sapienza. Davvero, ho pensato, esiste un posto così. Quando poi leggendo un libro ho trovato questa frase, per, aver, per avere la sapienza devi andare a cercarla. Non ho più avuto dubbi, ho, ho fatto la valigia e sono partita per cominciare questa avventura. Qui a Sofia, da due mesi. Vivo con studenti provenienti da tutto il mondo, con diverse tradizioni, lingue, culture e religioni. Ad esempio, una di noi, Lidia, appartiene alla Chiesa Copto Ortodossa dell'Egitto. E uno di noi, Sergi, alla Chiesa Ortodossa dell'Ucraina. E c'è Samar, una greca ortodossa di Gisera, Gisera, Gerusalemme. E Amjad, un greco ortodosso di Antiochia. Proviamo tutti a vivere il condamento nuovo di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E ciò significa saper perdere una parte di sé per accogliere l'altro così com'è, ma anzi, so, scusa, senza pretendere che la differenza di religione, lingua o cultura sia nulla. Ma anzi, che ognuno scopre di più la propria identità proprio nel dialogo con l'altro. Scambiamo fra noi i dolori dei nostri paesi e le situazioni politiche e sentiamo che i problemi degli altri paesi diventano i nostri. Questa esperienza di arricchimento reciproco non si vive solo a lezione, ma soprattutto nella vita insieme. Preparando questo discorso abbiamo letto la dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo durante il loro incontro a Gerusalemme dell'anno scorso. Descrive molto bene ciò che noi cerchiamo di vivere quotidianamente. Raggiungere la vera comunione, si disse, non è un mero es esercizio teori teorico, ma un esercizio nella verità e nella carità, che richiede una sempre più profonda conoscenza della tradizione gli uni degli altri, per comprenderle e per apprendere da esse. Tale ricerca comune non ci allontana dalla verità, piuttosto attraverso uno scambio di dono. Ci condurrà sotto la guida dello Spirito e tutta la verità. Grazie Santità di queste parole e della sua testimonianza. Un'altra caratteristica di Sofia è che non soltanto veniamo da molte nazioni, ma anche da formazioni accademiche diverse e che ognuno ha le sue aspirazioni. C'è chi vuole cambiare l'economia neocapitalista per una più umana e relazionale, chi, chi aspira a un impegno in politica per applicare concretamente il principio dimenticato dalla fraternità, chi studia la filosofia, la teologia, la pedagogia per costruire un'esperienza della persona umana come comunione e dialogo a immagini di Dio, che è Trinità. In tutte le situazioni che sto vivendo, sento che mi sto avvicinando a quello che cerco. È la sapienza che ci guida all'essenza del nostro essere nel mondo e che si manifesta ama amando il prossimo. Molti di noi hanno lasciato patria, famiglia per venire a studiare qui e ottenere una laurea magistrale o un dottorato nella cultura dell'unità, in politica, economia, filosofia e teologia. È un paesino della Toscana, è una università giovane e forse un po' meno conosciuta di Oxford e di Cambridge, ma ciò che ho detto esprime il desiderio più profondo dei nostri cuori che ci fa ritrovare a casa in Sofia. Auguro a ogni di voi, non soltanto agli studenti, e ai professori, di rinnovare ogni giorno la scelta e l'impegno di ricercare ed accogliere la sapienza. Grazie. Grazie Sandy, ringraziamo Sandy e tutti gli studenti anche per la loro presenza e ora podio e microfono al, al preside dell'istituto. Professor Monsignor Pietro Francesco Coda, gentile. Santità, eminenza Gran Cancelliere, carissima. E Emmaus, vice cancelliere, autorità religiose, civili, accademiche, gentili signore e signori qui presenti o che ci seguite via internet, carissimi amici. A nome mio personale, del Senato e di tutta la comunità accademica di Sofia, un grazie grandissimo, di vero cuore, per la vostra sentita partecipazione a questo momento importante, semplice e pieno di gioia per tutti noi. Il conferimento di un dottorato honoris causa è un gesto accademico qualificato e solenne nella vita di una università. Attraverso questo gesto si onora infatti la persona che nella sua esistenza e nel suo impegno in ambito culturale e sociale interpreta creativamente e in qualche modo direi incarna l'idea che ispira la specifica indole e la peculiare missione dell'università che gli conferisce questo dottorato. Nel caso poi della piccola e ancora breve storia di Sofia, il fatto che il dottorato noriscausa, oggi attribuito al carissimo patriarca ecumenico Bartolomeo I sia il primo in ordine di tempo, arricchisce questo basilare significato di una specialissima risonanza. Santità. Conferire a lei il primo dottorato noriscausa, secondo il titolo accademico che a Sofia racchiude sotto di sé e dall'intimo informa i diversi percorsi disciplinari previsti dalla nostra offerta accademica, dice che la nostra comunità universitaria riconosce gioiosamente in lei l'interprete lungimirante, il pioniere generoso e infaticabile di quella cultura dell'unità in cui si esprimono nella luce del Dio che è Trinità d'amore, verità, bontà e bellezza di chi? Di ogni persona umana nella pluralità dei cammini per giungere a se stessa nella comunione con Dio, con i fratelli e le sorelle, con il creato. La verità, la bontà e la bellezza della famiglia umana nel suo insieme, nella ricchezza dei colori in cui si dispiega, nella drammatica vicenda della storia, l'arcobaleno della giustizia e della pace, la verità, la bontà e la bellezza della magnifica e sempre di nuovo da scoprire, amare casa comune che ci ospita e di cui insieme oggi più che mai siamo chiamati a essere custodi. Una cosa, detto molto semplicemente, tra tutte, ci colpisce e ci colma di gratitudine. In quella tessitura paziente, coraggiosa e operosa di una cultura dell'unità, che lungo il corso dei 24 anni della sua, del suo ministero come patriarca ecumenico e eh, arcivescovo di Costantinopoli, la vedono oramai protagonista amatissimo, ascoltato, onorato sulla scena internazionale nel dialogo in vista della piena unità tra le Chiese in vista dell'incontro tra le diverse tradizioni ed esperienze religiose, in vista della cooperazione tra donne e uomini di tutte le convinzioni che camminano sui sentieri della fraternità. E ciò che ci colpisce è questo, ammiriamo in lei e ne diamo lode a Dio, ammiriamo nel processo di sinodale discernimento, presenza e azione in cui ella è ingaggiato. La Chiesa ortodossa nel mondo, con la sua personale e autorevole regia d'amore, ammiriamo l'inedito e meraviglioso fiorire in sintonia con le istanze più profonde dell'oggi e come balsamo di risanamento e di nuovo vigore dispensato sulle tante ferite che pialagano il corpo dell'umanità, ammiriamo il fiorire di quella bimillenaria tradizione santa venerabile a livello liturgico, a livello mistico, a livello teologico, estetico, sociale, ecologico, che è stata fedelmente trasmessa in questi duemila anni e che si è arricchita lungo il corso dei secoli con inestimabile fecondità attraverso la vita e la creatività dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, delle chiese dell'Oriente cristiano. In questo lei è un interprete per noi ed è una via, ci insegna a come la grande eredità di cui ciascuno di noi è portatore nella sua cultura, nella sua esperienza, può essere, se illuminata dall'amore, può essere trafficata e può aprire sentieri nuovi. L'autentica teologia cristiana, secondo la grande visione dell'Oriente cristiano, nelle sue parole, è l'incontro con il Dio vivente e personale. E tale essendo, perché questo incontro, lei dice, può sostenere il mondo. Perché la verità, lei spiega, la si contempla, non la si capisce semplicemente a livello intellettuale. Dio lo si vede, non lo si esamina a livello teorico. La bellezza è percepita, non si congettura astrattamente. E questo nel nostro tempo diventa particolarmente vero perché, sono ancora sue parole, il vero dialogo è un dono di Dio al genere umano. Basterebbero queste parole per conferirle il nostro dottorato perché lei dice un dialogo onesto, umile, è l'esperienza di vita più fondamentale, nonché il più efficace mezzo di comunicazione. Il dialogo promuove la conoscenza e la scienza, il dialogo rivela verità ed emozioni, bandisce paure e pregiudizi, coltiva legami, amplia orizzonti, il dialogo arricchisce tutti e ciascuno. Dunque, ci è spontaneo vedere specchiato nel suo ministero, per tutto ciò che ho cercato di dire, nel suo ministero instancabile, perseverante, animato dalla presenza di Dio, dalla luce dello Spirito, vedere specchiate le parole di Gesù, che lodano il discepolo del regno dei cieli, simile a quel padrone di casa che estrae dal suo tesoro, cose nuove e cose antiche. Ci sorprende sempre, Santità, come lei sa estrarre dal tesoro della Santa Chiesa cose nuove e cose antiche e ci fa gioire dei doni che ci fa. Il conferimento a lei di questo dottorato non riscausa, costituisce semplicemente l'occasione ufficiale e pubblica per dirle con convinzione e semplicità quanto più ci sta a cuore. Alla scuola dell'unico maestro che nell'idea di università che ci ha consegnato Chiara è Gesù, il Curios, crocifisso e risorto, che dispensa senza misura lo spirito di sapienza e di amore perché tutti siano uno, a questa scuola noi abbiamo la gioia, la semplicità e un po' anche così l'ardore, di ascriverla oggi a lettere d'oro. In quel piccolo libro che è la nostra storia e che ogni giorno cerchiamo di rinnovare in un patto di unità, di fraternità a servizio dell'edificazione della civiltà e dell'amore, la scriviamo quale interprete profetico e testimone, per noi amico e maestro, della cultura dell'unità. E le diciamo semplicemente. In verità sarebbe lei che dovrebbe co conferire il dottorato onoris causa a noi, <ride> ma ecco, nella vita che il nostro Signore Gesù ci ha donato, questa vita di pericolosi trinitaria, di amore reciproco, ecco, le cose anche più importanti e più belle hanno sempre il sapore di un gioco di amore. Grazie per aver positivamente corrisposto al nostro profondo desiderio, grazie per aver accolto con simpatia il nostro invito. Con questo animo che ho cercato di esprimere a nome di tutta la nostra comunità accademica, mentre dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2015-2016, do lettura del decreto di conferimento di questo primo dottorato onoris causa che rimarrà nei secoli dei secoli, se Sofia rimarrà nei secoli dei secoli, conferito a Sua Santità il Patriarca Bartolomeo. Il dott il decreto è in latino, ma si capisce e poi dà solennità, quindi lo leggo in latino. Superiorum studiorum institutum sophia, in nomine Papa francisci, et autoritate sancta sede concessa, Bartolomeus primus ecumenicus patriarca et Costantinopolitanus archiepiscopus, pro illustrato singulari eius merito. ad plenam acquisibilem omnium Christianorum unitatem consequendam humane familiae salutis munere totiusque mundi ornatus in dominice orationis ut unum sint claritate doctor in cultura unitatis a senato instituti unica et plena voce renunciatur filine incisa Valdarno, 26 ottobre anno domini 2015 seguono le firme Del Gran Cancelliere, Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Bettori, del Vice Gran Cancelliere, Dottoressa Maria Voce, Presidente del Movimento dei Focolari Opera di Maria, del Preside, Piero Francesco Coda e della Segretaria Accademica, Mariella Floridia. Ecco. Oltre alla consegna della pergamena eh, si aggiunge anche il simbolo dell'esperienza sofiana rappresentato da una scultura raffigurante discepoli, i discepoli di Emmaus che camminano con Gesù in mezzo a loro. L'immagine, ideata e realizzata da Sammy Creta, uno studente laureatosi a Sofia qualche anno fa, ricorda l'immagine e il significato della Santissima Trinità che cammina insieme agli uomini. E queste sono le due onoreficenze. Posto, io annuncio una, un intermezzo musicale. Eh, il maestro Sandro Crippa esegue un brano da lui composto dal titolo Mediterraneo, sarà accompagnato dal percussionista Giacomo Vannacci. Il titolo richiama un po' eh, l'esperienza che il Mediterraneo, come culla di una civiltà, ha, ha saputo mettere insieme, una, un insieme di sonorità e di esperienze musicali e culturali diverse. Nel far questo mi è stato comunicato che è presente in sala anche una, una delegazione di una comunità musulmana e, e li, li salutiamo in maniera speciale. Grazie al Maestro Sandro Crippa e a Giacomo Vannacci. E ora invitiamo Sua Santità, Patriarca Bartolomeo, a rivolgere alle personalità presenti, a tutto il pubblico in sala, la lectio magistralis preparata per l'occasione. Grazie. sera. E un po', un po' di pazienza, per favore, perché è un testo assai lungo, perché mi hanno chiesto di parlare per 40 minuti. Non, non è mio sbaglio. Eminenza Reverendissima, Arcivescovo Metropolita di Firenze, Cardinale Monsignore Giuseppe Bettori, Gran cancelliere dell'Istituto, eminentissimi cardinali, vescovi, arcivescovi, fratelli, gentilissima professoressa Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari e vice gran cancelliere dell'Istituto, carissima Emaus, <ride> reverendissimo professore Piero Francesco Coda, preside dell'Istituto, Eccellenza reverendissima Monsignor Mario Meini vescovo di Fiesole, autorità accademiche, eccellenze, autorità tutte, fratelli e sorelle in Cristo. Con grande onore e con profonda gratitudine riceviamo oggi questo altissimo riconoscimento da parte di questo celebre Istituto Universitario Sofia, accettiamo con profonda emozione questo onore che vogliamo estendere a tutta la nostra Chiesa martire di Costantinopoli, il Patriarcato Ecumenico, che presiede nella Carità la Sinfonia di tutte le Sante Chiese Ortodosse e Autocefale nel mondo. Questo onore è ancora maggiore per le parole inviateci per questa occasione dal nostro amato fratello, il vescovo dell'antica Roma Papa Francesco. Lo ringraziamo di cuore, augurandogli molti anni alla guida della sua Chiesa, inviandogli il fraterno saluto ed il bacio di pace, ad multos hanno santità. Quando nel 1960 l'arcivescovo Iacovos d'America, in viaggio verso gli Stati Uniti, inviato dal nostro predecessore il patriarca Ecumenico Atenagora di Beata Memoria, a rendere una visita informale al Santissimo Papa di Roma Giovanni XXIII, per portargli dei dolci di Istanbul che a lui piacevano tanto, Espresse al Papa la necessità che le due chiese sorelle debbano mettersi su un piano di uguaglianza, per parlare la lingua dell'amore, affinché non si debba parlare più di unione, ma di unità, secondo il volere del Signore, perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e Dio in te siano anche essi in noi perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Le relazioni tra le due chiese erano andate via via scemando dopo il concilio di Ferrara Firenze, nonostante quell'incontro alla metà del 400 fosse, al di là degli esiti e delle conseguenze, che esso aveva prodotto nelle due parti del mondo cristiano, comunque una prova di dialogo. Tuttavia le conseguenze prodotte dalla riforma e dalla controriforma del XVI secolo avevano toccato nel mondo occidentale anche i sentimenti nei confronti delle chiese d'Oriente fino ad un punto di non ritorno. Al monocentrismo occidentale si contrappone in Oriente una visione generalmente anti-latina e anti-occidentale, non solo come risultato delle crociate dell'11 ⁇ 12 secolo, ma e soprattutto dopo la caduta della città imperiale, la città regina, la nuova Roma, Costantinopoli nel 1453 interiorizzata nel popolo con la celebre espressione, meglio il turbante turco alla tiara del Papa. Al buro di estraneità conseguente a questi fatti si è aggiunta la polemica, la cultura antagonista, ma soprattutto la mancanza di riconoscimento dell'altro come cristiano. Gli anni che vanno dal Concilio di Trento fino al Concilio Vaticano II producono nella coscienza dei cristiani occidentali una visione di superiorità, completamente estranea anche nei periodi più bui del primo millennio. La teoria del ritorno come metodologia per l'unione delle Chiese divine l'unico passo possibile per l'incontro, condizione sine qua non per ogni eventuale relazione o aspetto istituzionale. La Chiesa una santa cattolica e apostolica sussisteva e continuava solo della santa romana Chiesa. È del tutto evidente che la reazione orientale Fu la formazione di una coscienza di superiorità basata sui primi sette concili ecumenici che, nel primo millennio, avevano avuto luogo tutti in Oriente. E con le accuse di eresia a tutto ciò che era latino, indipendentemente dal fatto che molte tradizioni di Roma appartenevano al bagaglio comune della Chiesa Indivisa. Una ulteriore accusa all'Occidente era data dal proselitismo intercristiano che col sorgere delle chiese cattoliche di rito orientale aveva costituito un altro elemento di scontro. Quando il Papa Pio IX, non molto dopo la sua elezione, invia una lettera enciclica ai patriarchi orientali data 6 gennaio 1848, chiamandoli all'unità con Roma, dichiara, ne c'è una qualsiasi ragione per cui voi rifiutate un ritorno alla vera Chiesa ed una comunione con questo mio sacro trono. La lettera di risposta è la famosa enciclica dei Patriarchi Orientali a Pio IX del maggio 1848, lo stesso anno, con la quale in 23 paragrafi vengono riproposte tutte le tesi ortodosse per condannare l'Occidente cristiano. In uno spirito permeato da risentimento, risentimento e con non velate accuse di pura eresia alla Chiesa d'Occidente. La enciclica viene firmata dai patriarchi Antibos di Costantinopoli, Ieroteos di Alessandria, Metodio di Antiochia e Cirillo di Gerusalemme con i rispettivi sinodi. Tuttavia Pio IX ripropone le sue tesi unionistiche in un linguaggio più cordiale e meno formale con la enciclica Arcano Divine dell'8 settembre 1868, in cui invita i patriarchi orientali a partecipare al Concilio Vaticano I scrivendo. Indirizziamo nuovamente a voi la nostra parola e con il più grande fervore possibile del nostro animo vi scongiuriamo, vi esortiamo e vi supplichiamo a voler presenziare a questo sinodo generale perché rinnovate le leggi dell'antico rapporto e richiamata nuovamente in vita la concordia dei padri dono salutare e divino che col tempo si è inaridito, dopo una così lunga notte di afflizione e le luttuose e squali, squalide, squalide tenebre di un dissidio senza fine, rifulga per tutti la splendida luce della desiderata unione. Bisogna riconoscere che la volontà del Papa Pio IX apre un piccolo spiraglio che se non è proprio di dialogo è tuttavia una maniera di contatto tra i due mondi ormai estranei l'uno dall'altro. Purtroppo la scarsa attenzione data al protocollo, la mancanza di sensibilità al contatto personale con le varie sedi patriarcali, ha vanificato questo primo bagliore. Il patriarca Antimos di Costantinopoli non volle ricevere la lettera, mentre il patriarca di Alessandria si meraviglia della scarsa attenzione data ai rapporti interpersonali che dovevano essere intrapresi a priori. La lettera enciclica, infatti, venne pubblicata dalla stampa prima di essere recapitata ai destinatari. Nel mese di giugno dell'anno 1895, il Papa Leone XIII invia una lettera per la unificazione delle chiese. Ma il principio ritorna formale e distaccato, al punto che il Patriarca Ecumenico Antimos risponderà con una enciclica patriarcale nell'agosto 1895, ribadendo i punti della enciclica del 48 e sottolineando che il Papa invita la nostra ortodossa, cattolica ed apostolica Chiesa di Cristo ad unirsi col trono papale, pensando che una tale unione possa essere ottenuta solamente riconoscendo Lui come Supremo Pontefice e come la più alta guida spirituale e governante temporale della Chiesa universale, come l'unico rappresentante di Cristo sulla terra e come il dispensatore d'ogni grazia. Certamente a questi insuccessi seguono nel volgere di pochi anni anche novità inattese anche se i sospetti e i sentimenti di ostilità continueranno in varie aree dell'ortodossia come durante l'assemblea di Mosca del 1947 a cui avevano partecipato alcuni patriarchi dell'est europeo, a cui è seguita la dichiarazione. Il Vaticano è il centro degli intrighi internazionali. Un nuovo linguaggio inizia da parte ortodossa con le celebri encicliche del 1902-1904 del patriarca Gioacchino terzo di Costantinopoli, con cui il nostro venerabile predecessore, indirizzandosi alle chiese sorelle ortodosse, chiede loro il parere su che cosa è opportuno e possibile fare d'ora in avanti per l'incontro dei popoli cristiani nell'unità della fede e nella reciproca carità e concordia. Mentre nella seconda enciclica chiede il parere relativamente alle relazioni con la Chiesa anglicana e la Chiesa vecchio-cattolica e alcune questioni proprie del calendario ecclesiastico. Sarà tuttavia la enciclica del gennaio 1920, a firma dell'Ocum Tenens Patriarcale. Il metropolita Doroteo di Bursa indirizzata a tutte ovunque chiese di Cristo, a porre con forza il tema dell'unità cristiana in termini nuovi, esprimendo concetti diversi rispetto al passato, come la eliminazione, l'allontanamento di ogni reciproca diffidenza tra le varie chiese, come rinvigorire la carità invocando in principio almeno un contatto e comunione tra le Chiese. Il Patriarcato Ecumenico parteciperà attivamente ai primi congressi pancristiani di Losanna 1927 e di Edimburgo 1937 e dopo la Seconda Guerra Mondiale contribuirà alla Costituzione del Consiglio Mondiale delle Chiese nel 1948, presenziando alle assemblee generali. Nei rapporti con la Chiesa di Roma giocano all'inizio favorevolmente gli atteggiamenti di figure chiave nel successivo dialogo ecumenico, tra questi Angelo Roncali, il futuro Papa Giovanni XXIII. Nunzio prima in Bulgaria e poi a Costantinopoli e in Grecia. Roncalli aveva stabilito ottimi rapporti con il metropolita Stefan di Bulgaria, a sua volta molto impegnato nel dialogo ecumenico e alla ricerca di una soluzione di canonicità per la Chiesa bulgara e spesso si era recato a Costantinopoli dove aveva incontrato privatamente il patriarca Basilio III dal quale aveva ricevuto parole di vero amore per la Chiesa di Roma e percepito il profondo anelito per l'unità dei cristiani. E con questo spirito di fraternità e di ottimismo nei rapporti fra di noi che ci porterà al desiderato fine. L'amore, questo è il primo punto, dirà il patriarca. Per Angelo Roncalli sono importanti il rispetto, l'amicizia e l'amabilità. Egli riconosce l'altro come fratello e come cristiano. Cattolici e ortodossi diceva, non sono nemici, sono fratelli hanno la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti, soprattutto alla medesima eucarestia. Lasciamo le antiche controversie e ciascuno nel suo campo lavoriamo a rendere buoni i nostri fratelli. Benché partiti da vie diverse, ci si incontrerà nella unione delle chiese per formare tutti insieme la vera e unica chiesa di nostro Signore Gesù Cristo diceva ancora. Questo atteggiamento di rispetto e amore del nunzio Roncalli appare in tutta la sua meraviglia durante la visita che fece alla santa montagna dell'Atos del 1936. Al monastero di Vatopedi fu condotto dietro l'iconostasi e di fronte all'artoforio, il tabernacolo, si commosse, si turbò e si inginocchiò di fronte allo sguardo meravigliato di chi lo accompagnava. Compiamo tutti un atto di fede, veneriamo e riconosciamo il Cristo presente sotto queste sacre specie. Non c'è dubbio, anche qui c'è Cristo. E non è un Cristo ortodosso diverso da quello cattolico, ma è il Cristo. Lamento del patriarca ecumenico Atenagora sul trono di Sant'Andrea. Sarà foriero di un nuovo anelito alla causa dell'unità. Tutta la vita di questo nostro amato predecessore è costellata dal dialogo con tutti e da ogni costo. La sua storia personale, la sua capacità di dialogo e di relazione, la sua visione, se vogliamo quasi utopica, per quegli anni. Sull'unità delle chiese, la sua azione profetica prepareranno il grande incontro di Gerusalemme. Atenagora e Giovanni XXIII, Paolo VI e Atenagora saranno quindi i protagonisti della nuova primavera della chiesa. Saranno coloro che dell'unità faranno il centro della loro azione pastorale per il bene di tutti non si parla più di unione bensì di unità concetti fondamentali di una cultura che li rincorre durante tutto il XIX e ventesimo secolo non solo nell'ambiente cristiano e più ampiamente religioso ma in tutte le intuizioni sociali ed antropologiche della storia umana. È un passaggio epocale e non solo una riflessione su concetti semantici diversi da unione a unità, da enosis a enotis. Questa nuova ecclesiologia esperienziale tra le due chiese appare evidente a Gerusalemme nell'incontro tra le due guide del cristianesimo in Oriente ed in Occidente. È una nuova cultura dell'unità, compresa in quell'abbraccio tra il patriarca Atenagora ed il papa Paolo VI del gennaio 1964, soli, l'uno a fianco dell'altro, consci della loro responsabilità di fronte alle rispettive chiese, al mondo, ma soprattutto rispettosi l'uno dell'altro. Commossi non come si commuove il mondo, ma con una intima commozione. Certi di essere alla presenza di Dio, hanno un solo desiderio di andare avanti, di fare avanzare le vie di Dio. Abbiamo lo stesso desiderio. La provvidenza ci ha scelto per intenderci. Gli atteggiamenti che abbiamo citato nella storia dei rapporti tra le chiese d'Oriente ed Occidente poggiano su principi che hanno visto nel corso della storia modificarsi, intersecarsi in relazione spazio-temporali anche diverse nel loro più profondo significato, ma che possono ancora aiutarci a capire come contribuire ad aiutare l'umanità a ritrovarsi dentro una cultura di unità. Unità nel suo vasto repertorio semantico è un concetto che ha dominato la vita sociale e culturale. Nei secoli i diversi momenti storici. In un periodo storico, in cui questo principio viene posto a dura prova per le complesse situazioni conflittuali esistenti, per la degradazione della persona umana, per i massici esodi biblici che quotidianamente bussano alle nostre porte e alla coscienza di noi cristiani, per il degrado in cui la creazione è sottoposta, per lo smisurato abuso delle risorse, dimenticando che essa non ci appartiene, ma ci è stata data solo in dono da Dio, dono che abbiamo l'obbligo di custodire, vogliamo cercare di osservare brevemente come esso evolve e si interseca in analoghi concetti sia di matrice storico-filosofica quanto di relazione per ipotizzare un ulteriore percorso da proporre alla storia dell'uomo. Uno è unico come principi di unità. La filosofia antica presocratica aveva ampiamente dibattuto sul concetto ontologico e cosmologico dell'uno. Il nome di Pitagora è legato alla metafisica dei numeri, che sta alla base non solo della matematica, ma anche della fisica, della cosmologia, della religione. La teoria dei numeri diventa ritmologia mistica e simbolistica. L'uno, il numero primo, che è pari in pari, prima di tutti i numeri, è la sostanza di Dio, del bene, dell'intelligenza, come il punto è l'origine della linea. Come il punto è l'origine della linea. È l'archè, archì, principio fondante e unificatore della realtà. Il pitagorismo annuncia il pensiero moderno ma ne implica anche i profondi dissidi fra anima e mondo, fra libertà e determinismo. Parmenide riconduce all'uno tutte le realtà, mentre Eraclito, con una visione immanente del mondo, tutte dice che tutte le cose sono uno, e l'uno tutte le cose. Ha una concezione dialettica dell'uno che solo in quanto diverso da se stesso è concreto e vivo. Aspetti che saranno ripresi secoli dopo da Hegel. Da Platone ad Aristotele, a Plotino, al Medioevo, fino al Rinascimento, al Neoplatonismo, a Hegel e Marx, la filosofia percorre e interpreta l'uno nei suoi molteplici aspetti. Di fronte al politeismo greco-romano e alle norme filosofiche dell'uno appena accennate, il popolo di Israele manifesta la unicità di Dio. Ascolta Israele il Signore, il nostro Dio, il Signore è uno. Questa professione di fede nella unicità di Dio è conosciuta tra gli ebrei col nome di Shema Israel. Ascolta. Fin dalle origini, l'ebraismo immagina questo Dio come unico, non solo nel suo ruolo, ma anche nella sua essenza. È infinito, assolutamente spirituale ed incorporeo. Egli è l'unico ritenuto possibile, creatore di tutta la realtà esistente. Non ammette alcuna divisione di ruoli. Nulla può esistere senza di lui, mentre Egli preesiste alla creazione e a ogni realtà. La unicità di Dio si manifesta anche nella unità del popolo ebraico quale facente parte di una entità culturale religiosa. L'ebraismo tradizionale infatti sostiene che un ebreo, sia per nascita che per conversione, è ebreo per sempre. Il concetto di uno è unico, è ampiamente presente anche nella esperienza della fede islamica, secondo la quale Secondo la quella, in essa si ricapitola e si conclude l'esperienza ebraica e poi cristiana. La sura 112 del Corano afferma Egli Dio è uno, Dio l'eterno, non generò né fu generato e nessuno gli è pari. Alla unicità di Dio è correlato l'essere musulmano, ossia a rendersi a Dio, credere nella sua unicità, nel senso che Lui è l'unico creatore, conservatore, sostenatore. Alla unicità di Dio l'uomo si deve sottomettere incondizionatamente. La comunità dei credenti, uma, così, si presenta come un corpo omogeneo, nel quale tutti gli elementi concorrono, alla perfezione e all'armonia. Non solo ogni credente è fratello ideale degli altri, ma la solidarietà e la mutua assistenza fra i membri della umma sono un obbligo giuridico, un precetto cui nessuno può sottrarsi. Nelle parole del profeta, i musulmani sono una sola mano, e assomigliano a un muro compatto le cui parti si sorreggono a vicenda. Il dovere di combattere per la sicurezza collettiva, la protezione degli inabili, le, 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 le mosine <coughs> e le tutele morali ed economiche a favore dei deboli sono tutti precetti che sottolineano la stretta dipendenza fra le diverse membra di un unico grande organismo. Il concetto di Uma non esprime solo la compattezza interna della comunità, ma ne implica la proiezione all'esterno perché il suo compito primario è quello di promuovere il bene e reprimere il male. Voi siete la migliore nazione mai suscitata tra gli uomini. Promuovete la giustizia, impedite l'ingiustizia e credete in Dio. Alla unicità espressa da queste due tradizioni religiose, citiamo ad ulteriore esempio delle posizioni di unicità identificabili in alcune componenti sociali e socio-economiche che nel corso degli ultimi secoli e specialmente nel XX secolo sono state foriere da un lato di sconvolgimenti epocali e dall'altro di sofferenze per molti popoli. Esempi di unità come unicità di pensiero sociale e politico sono stati espressi dal nazionalsocialismo e dal comunismo. Il cuore dell'ideologia nazionalsocialista era il concetto di razza. La teoria nazista ipotizzò la superiorità della razza ariana come razza dominante su tutte le altre e in particolare sulla razza ebraica. Il concetto di razza è l'essenza della dottrina pseudoscientifica nazista. Per il nazionalsocialismo una nazione è la più alta espressione della razza, quindi una grande nazione è la creazione di una grande razza. In tale contesto l'unicità rappresenta ontologicamente una inversione dello stesso fondamento che l'anima. L'unicità non è più legata all'uno ma diviene punto di partenza per l'esclusione di diverso e di molteplice. Una cultura di esclusione sopra la cultura di unicità. Da un altro verso, anche la unicità espressa dalla ideologia comunista si è caratterizzata per il fortissimo centralismo e per la identificazione tra Stato e partito, tendenti ad annullare le libertà e i diritti individuali. La imposizione nei vari regimi comunisti del XX secolo di una concezione monolitica del partito e il culto della personalità del capo hanno spento ogni possibilità di dibattito politico unendo drastiche persecuzioni contro avversari reali o potenziali. In entrambi, entrambi questi sistemi ne è corrisposta una alienazione della persona umana, la cui unicità si è perduta nella unicità del sistema, con tutte le conseguenze che conosciamo. Tali predisposizioni di unicità, come blocchi monolitici, non hanno mai dato spazio alla molteplicità alla diversità o alla alterità. Anche altri sistemi, tuttavia, come il colonialismo ed il capitalismo, hanno spinto ad un altro concetto di unicità, come il profitto fine a se stesso, con conseguenze quali la distruzione di immense risorse naturali a scapito del ecosistema e di intere popolazioni. L'unicità quindi se volta a se stesso non crea una cultura di unità ma la monopolizza. Da unione a unità. I due secoli appena trascorsi hanno creato alcune forme di unione. Nell'ambito religioso, religioso cristiano come abbiamo già sottolineato precedentemente, il secolo XIX e la prima metà del XX secolo hanno espresso molte volte il percorso dell'unità come unione, intesa come il ritorno degli uni verso gli altri. Una azione che ha coinvolto non solo le chiese cristiane, ma anche altre religioni nella ricerca di una verità che non potesse offrire spazio al dialogo e alle interrelazioni. Pure con le migliori intenzioni questi progetti o sono stati rigettati in quanto, in quanto non percorribili passando dall'unione all'unità o hanno posto le basi ad un fanatismo religioso che è andato oltre la religione, annullando il principio fondante di Dio l'amore. La società civile non sono state immuni a questo percorso. La caduta dei grandi imperi ha posto le basi per il sorgere di tanti stati nazionali, codificando l'idea di nazione nell'unione di un popolo che da tempo condivida un territorio ed abbia in comune la lingua, le tradizioni, i costumi, la cultura, la religione. Un popolo soprattutto i cui membri siano consapevoli di tale comunanza e, abbia, e abbiano quindi un sentimento fondamentale di gruppo, come diceva Rousseau. Se da un lato la libertà di interi popoli da sistemi imperiali oppressivi ha garantito la loro sopravvivenza culturale, il passaggio da unione a unità si è invertito creando il nazionalismo. Etnonazionalismo, monolinguismo, monoreligione. Hanno significato per molti popoli privazioni e sofferenze. Questo processo, per alcuni versi involutivo, si è introdotto anche in nazioni plurietniche, dissolvendole. Ne abbiamo avuto esperienza nella dissoluzione della ex -Yugoslavia. Tali pericoli hanno lambito anche il corpo della Chiesa. Il nazionalismo ecclesiastico, il filetismo o etnofiletismo, come definito dal concilio di Costantinopoli di, de, del 1872, è il principio secondo il quale alla indipendenza di uno Stato nazionale deve automaticamente corrispondere l'autocefalia la di una Chiesa su base etnica, ha toccato pesantemente alcune chiese e purtroppo velatamente continua il suo percorso anche oggi. Tale concezione portò la Chiesa bulgara per quasi 80 anni in posizione di non riconoscimento canonico da parte delle altre chiese ortodosse e atteggiamenti simili si osservano oggi. Soprattutto nella diaspora ortodossa, con la istituzione di parrocchie etniche e di diocesi delle chiese locali autocefale che ledono il principio della cattolicità e della conciliarità. Il Patriarcato Ecumenico, per risolvere questa anomalia nella sinodalità della Chiesa, in accordo con tutti i primati delle chiese autocefale ortodosse, ha istituito nei paesi attraverso il mondo le cosiddette assemblee episcopali in cui vescovi di diverse appartenenze giurisdizionali canoniche collaborano assieme per presentare la voce della Chiesa unita. Tale processo troverà maggior attenzione nel prossimo grande e santo sinodo della Chiesa Ortodossa, in preparazione da oltre 50 anni, che a Dio piacendo sarà convocato per la Pentecoste dell'anno 2016 a Costantinopoli. Procedendo, chiedo le, le loro preghiere per, per questo concilio. Preced, procedendo, procedendo nella esposizione del rapporto esistente tra unione e unità, dobbiamo riconoscere anche aspetti positivi, quali la creazione di tanti organismi internazionali che hanno fatto dell'unione dei popoli dei principi e delle attività, la loro forza, in un cammino che tuttora è in corso. Da prima la Società delle Nazioni e poi le Nazioni Unite, il MEC come il Comecon, fino all'Unione Europea, l'Unione Panafricana, la Lega Araba, l'Unione degli Stati Sudamericani, la Conferenza delle Nazioni Afroasiatiche fino al BRICS e tante altre organizzazioni a seconda delle rispettive aree di influenza, intravendono l'Unione come il principio della loro unità. Purtroppo anche questo tipo di Unione, animata da un profondo spirito collaborativo, non ha evitato il sorgere di guerre fratricidie tracolli economici, situazioni di grave instabilità politica in molte aree del mondo. La stessa salvaguardia dell'ambiente naturale troppe volte viene calpestata in nome di unioni di mero interesse redditizio, prive di una infusione culturale dei principi emanati. Tuttavia, come cristiani, non disperiamo. Il cristianesimo, che da oltre duemila anni parla al cuore dell'uomo, emana principi di unità, prospettive e manifestazioni che trasfigurano tutta la creazione di Dio. Unità di comunione e unità di relazione. L'uno e l'unico divengono in Cristo unigenito e Logos di Dio. Un canto comune a diverse tradizioni liturgiche esprime con completezza tale concetto. L'abbiamo cantato stamattina durante la nostra liturgia a Firenze. O oh, unigenito figlio e verbo di Dio, essendo immortale, hai accettato per la nostra salvezza di incarnarti nella Santa Madre di Dio e sempre Vergine Maria. Senza mutamento, ti sei fatto uomo, crocifisso sei stato, Cristo Dio, con la morte calpestando la morte, uno della Santa Trinità, glorificato con il Padre e con lo Spirito Santo. Salva noi, omonogenis ios che logos tu feu. L'amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono da Gesù, scrive San Paolo ai Romani. L'unicità di Dio quindi, in Cristo, manifesta l'immago dei, l'immagine di Dio, atto di relazione e d'amore tra creatore e creato. Quindi, l'uno, l'unico Dio esiste come comunione esistendo come Trinità. Scriveva recentemente il metropolita di Pergamon Giovanni Ziziulas, poiché Dio è essere nel senso assoluto della parola, il vero essere è comunione, esso è relazione, allo stesso tempo altro. Il Padre come persona non è il Figlio né lo Spirito Santo, il Figlio non è il Padre né lo Spirito e lo spirito è diverso dal padre e dal figlio. Come natura e sostanza divina, i tre sono unico Dio, ma come persone divine sono altri. Uno e altro quindi in Dio costituiscono l'essenza dell'uomo. È una relazione di comunione in cui l'uno non distrugge l'altro, non lo spinge all'individualismo e all'egoismo, ma porta all'unità nella comunione. La cristianità è chiamata a riprodurre nella sua esistenza la realtà divina, per questo, secondo San Basilio il Grande, l'uomo ha ricevuto l'ordine di divenire Dio per grazia e il cristianesimo è una imitazione della natura divina secondo San Gregorio di Nissa. Sottolineava Polev Dokimov che la Chiesa assoluta della Trinità Divina si pone dunque come immagine normativa della Chiesa degli Uomini, comunità dell'amore reciproco, l'unità del molteplice. E questa cultura di comunione, di unità, ci è offerta nell'Eucarestia. In essa vi è rela relazione tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio. La Chiesa diviene comunione del creato con l'increato, in colui che è via verità e vita. Non siamo più noi a vivere, è Cristo che vive in noi, dice San Paolo. Noi comunichiamo col Cristo. Ma il Cristo noi comunichiamo col Cristo, ma il Cristo comunica con noi, secondo San Innocento di Tauride. La centralità dell'Eucaristia nella relazione trinitaria e nella comunione delle persone divine ci fa gridare: credo e confesso che questo è il tuo corpo purissimo e questo è il tuo sangue prezioso. Infatti i patriarchi orientali nella enciclica citata del 1848 affermarono Il pane diviene uno col corpo che dimora nei cieli. È veramente unità di comunione e unità di relazione. Citando uno scritto di Chiara Lubich, capimo, scriveva, che consumandoci in uno e mettendo a base del cammino della nostra vita l'unità, eravamo Gesù che camminava. Lui che è via si faceva in noi viatore. L'Eucarestia non è uno strumento dell'unità, ma è la ricapitolazione della nostra unità in Cristo. In essa la Chiesa testimonia la sua fedeltà alla verità, che è relazione e comunione. In essa testimonia la potenza spirituale che emana dalla relazione intima con colui che è. È una unione teandrica, divino-umana, paradosso e proposta allo stesso tempo per una unità nella diversità. E poi l'unità nella diversità. I padri apostolici e poi i capadoci, soprattutto San Gregorio di Nisa, avevano intravisto l'unità e la diversità che si realizza rela, relazionano in Cristo. L'incarnazione non solo manifesta l'infinito amore di Dio verso l'umanità, la sua misericordia, la giustizia, ma anche la profonda sapienza divina. Dio non ha mandato il figlio dell'uomo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvi per mezzo di lui. L'unità e la diversità quindi si ricapitolano in Gesù Cristo, così come i Santi Padri hanno definito nel quarto concilio ecumenico a Calcedonia. Noi, dicevano, insegniamo a confessare un solo e medesimo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità, è perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo, consustanziale al Padre per la divinità e consustanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria Vergine e Madre di Dio secondo l'umanità, uno e medesimo Cristo Figlio Signore Unigenito. Da riconoscersi in due nature senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata anzi salvaguardata la proprietà di ciascuna natura e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi, Egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo figlio unigenito, Dio, Verbo e Signore Gesù Cristo, dicono i padri, i padri del concilio calcedonense. Secondo Sant'Eofilo di Bulgaria, il verbo pur restando ciò che era diviene ciò che non era. L'abbassamento dell'unigenito di Dio fino ad assumere la nostra natura umana diviene così esempio perfetto della unità nella diversità. È una cultura nuova di unità che il figlio dell'uomo prende su di sé. La centralità di questo concilio per comprendere unità e diversità come prospettiva di unità dovrà essere quindi maggiormente osservata e analizzata nel contesto della divino umanità di Cristo, vero Dio e vero uomo. Il carisma dell'unità non si infrange nella diversità in quanto santificata, in quanto santificata vivificata dall'aspetto relazionale trinitario in cui è innescato. La diversità non è azione antagonista, ma è fruizione della salvezza operata nella relazione teandrica delle due nature unite ma non confuse. Percepire il principio della diversità come ricchezza diviene possibilità di comprendere. E possibilità di essere compresi, ricapitolati in Cristo. E poi finalmente alcune conclusioni. La prospettiva che dobbiamo offrire al mondo perché creda e si salvi è quella di formare una cultura di unità nella diversità secondo la immagine di Calcedonia che già San Irineo di Lione aveva sintetizzato. Il Verbo si è fatto uomo e il figlio di Dio figlio dell'uomo, perché l'uomo entrando in comunione con Dio e ricevendo l'adozione filiale diventi figlio di Dio, diventi Dio per la grazia. Vivere l'unità nella verità in Cristo significa capire la diversità con l'amore, col dialogo con la disponibilità. Anche le istituzioni umane, se saremo capaci di trasfigurarle con questa attenzione alla diversità, sapranno comprendere che le diversità sono dono e non contrapposizione, ricchezza e non squilibrio, vita e non morte. Viviamo in un contesto Cari fratelli e sorelle, in cui il pluralismo rischia di essere sacrificato in nome di una falsa unità, che vuole l'appiattimento globale in tutte le manifestazioni dell'uomo, troppe volte, in nome della libertà e dei diritti dell'uomo, abbiamo offeso proprio ciò che volevamo difendere. I valori tradizionali paiono obsoleti di fronte ad una cultura che vuole uniformare, o meglio, appiattire, tutte le diversità, ricchezza del patrimonio culturale dell'essere umano. Le Chiese cristiane vengono considerate superate di fronte a proposte di un latente panteismo che poggia sulle debolezze umane e ancora la negazione dell'essere di Dio diviene ideologia infamante, fanatismo becero, la cui soluzione è una società in cui non vi è più spazio per l'alterità e per la diversità. E invece proprio dalla accettazione delle diversità come fondamento dell'unità della umanità ferita, attraverso il dialogo d'amore, attraverso il reciproco rispetto, attraverso l'accoglienza dell'altro e la nostra disponibilità ad accogliere e ad essere accolti, potremo diventare per il mondo icone di Cristo e come Lui nell'unità essere anche diversità. Allora tutti potremo parlare la lingua dell'amore e mangiare assieme quei dolci di Istanbul che a lui piacevano tanto, che piacevano, che piacevano tanto a Roncagli, al Papa Giovanni XXIII che abbiamo citato all'inizio di questa nostra umile riflessione. Vi ringraziamo per l'attenzione e soprattutto per la vostra pazienza. Ringraziamo, ringraziamo Sua Santità anche per le sue parole e il suo discorso, e, e, ci, e ci avviciniamo alla conclusione. alla conclusione di questo nostro momento, senz'altro io con parole conclusive rischio più di, <ride> di rovinare tutto, ma eh, mi sentirei di dire questo: che nel percorso storico che, che lei ha voluto ripercorrere con noi, questo. Dottorato honoris causa, è come se sanzionasse un percorso nel quale ci troviamo in fraternità insieme. È un riconoscimento anche oggi di questo. E anche direi eh, nella, nel suo richiamo alla, alla cultura dell'uno dell e del molteplice, di questa accoglienza che ci deve essere, lei ci può sapere sicuramente in prima fila come istituto universitario, perché in tanti momenti. Eh, non potevo guardare gli studenti, ma eh, c'era una, una consonanza che, con, con corsi che stiamo svolgendo in questo momento, e con una proposta accademica che è proprio nostra e che, e che veramente eh, si muove dentro una sintonia fortissima con quello che ci ha detto. E allora, questo dottorato, veramente è un momento ulteriormente storico per noi perché eh, ci riconosciamo in fraternità profonda. Eh, ancora una volta in questo momento. Eh, io vado verso la conclusione e prima di concludere con un pezzo musicale avrei un po' di avvisi da fare e vi chiedo eh, pazienza ancora per un attimo. A sua Santità il Patriarca Bartolomeo è felice di salutare quanti vogliono interagire con lui. Vi chiediamo di dare la precedenza a quelle persone, a quelle delegazioni che non si fermeranno per la cena e per il programma della serata. Coloro che si fermano per la cena avranno la possibilità di congratularsi con Sua Santità al ritorno dopo la cena al college. Nei prossimi minuti, presso la sala C, avrà inizio un cocktail di festeggiamento. Le persone invitate potranno raggiungere la sala facendosi indicare il percorso dal personale staff abilitato che si trova ai lati della sala. Anche per gli studenti e il personale accademico dell'Oius inizia un buffet presso la galleria dell'Auditorium. A tutti gli altri auguriamo una buona cena da consumarsi presso il college, chiedendo allo staff eh, informazioni su come raggiungere la struttura. Con tutti, ci ritroviamo qui, intorno alle 21, a questo punto dico, per la festa in onore di Sua Santità. Chiediamo alle persone che si fermano per la festa, compatibilmente con il flusso che ci sarà dei partecipanti anche più avanti, di riprendere le stesse posizioni anche per il programma serale. Ora concludiamo, concludiamo veramente con il brano Messaggero dall'Oriente, che è una, una canzone composta per la venuta di Sua Santità. Il testo è stato composto da Valerio Cipri, musicato da Sandro Crippa ed oggi eseguito dal coro della Cittadella di Loppiano accompagnato al piano dalla maestra Mariangela Sorrenti. Sono qui a dirvi che i primi saluti alla Sua Santità avvengono qui sopra il palco, nella stessa modalità che abbiamo detto prima. Quindi, non tutti ovviamente potremo passare adesso a salutarlo, ma c'è uno spazio anche prima dell'inizio del programma serale. Grazie a tutti veramente di essere stati con noi.